È tutto pronto per la finale, nono, decimo posto. I just threw off with you. Down there filming the hacker. No, she's gone home, mate. She's gone home. But the reason they were doing it, you know, it's just because their service was going off so slow. They were working man on. Yeah, and they weren't bringing them straight on. They were waiting until we were attacking the gap, and then they were bringing them on. That's what made it more annoying. Ne approfitta Le Bleu. Le Bleu che apre la porta. That was fine. Tranquillamente in piedi nonostante la spallata. Complimenti. C'è stato un piccolo richiamo ed è palla per Le Bleu. In due su di lui riesce a liberare il pallone. È solo. Riesce a fare la float, finta. Riesce a mantenere il possesso di palla. Muovono bene il pallone nonostante il pallone che attacca il pallo. E l'arbitro giustamente cerca nelle tasche. Non riesce a trovare, ma c'è un cartellino giallo e lo sta estraendo. Ha già capito il Calvano che c'è un cartellino giallo. Quindi giocheranno i quattro per due minuti. Questa è la punizione per un cartellino giallo qui nel Beach Rugby. 5 contro 4, vediamo se ne approfittano della superiorità numerica. Arriva il Tongano a recuperare. Buona è solo il giocatore francese. Viene tenuto con la regola dei due secondi. C'è il turnover a favore dei Tongani. Non c'erano i 5 metri rispettati, quindi punizione a favore dei Tongani. Prima palla, Le Bleu, c'è il sostegno e va ad aprire le segnature, la traccia, 1-0 per Le Bleu contro Tonga. Palla per il Tonga. Secondi e quindi possesso cambia da Le Bleu che cerca di ubriacare un po' tutti. Le Bleu c'è seduto di lui, apre il pallone, 3 contro 2, accelera con la finta, è uscito purtroppo col piede. Sarebbe stata una bellissima meta, ma è uscito col piede, quindi palla per Tonga.
ricordo che la prossima partita fino al settimo e posto sarà fra Flebers England e Devon Fires Austria. Intanto Tonga che attacca, cerca di andare via, ma prima palla le due. Vita, cambia fronte, c'è il sostegno. Non riescono a approfittare della superiorità numerica i francesi. Ora si torna 5 contro 5. Sono passati 2 minuti e quindi seguimento del Tonga. Tutti sono però perché non ha lasciato il placcato. Perde il pallone il Tonga, ma l'arbitro dice che non c'erano i 5 metri di distanza rispettati dai francesi e quindi la punizione a favore del Tonga, che attacca con un incrocio, non si capiscono proprio fare di squadra, fanno in avanti e quindi palla per lo blu. Ricordo che la finale è tutta Italia contro Francia, abbiamo i pessimi che rappresentano l'Italia contro i francesi della Royal Beach Marcel. Alle 5 metri di oggi pomeriggio ci sarà la finale sul secondo posto per decretare chi sarà il campione del Super Beach Rugby internazionale di quest'anno. Intanto le due, c'è il sostegno esterno, due su di lui e non riesce ad andare in meta. Buona la difesa dei tongani, siamo sempre 1-0 per le due. Le due ancora, viva la palla, no, c'è lì davanti ed è palla per Tonga. Tonga, incrocio, se ne va, viene bloccato, riesce a prendere il pallone. Bello il salvataggio delle due. Uno a uno. Sembrava essere salvato il pallone, fosse partito in avanti, invece è meta. Le blu. In avanti, come on Tonga! Tonga! Yeah! Yeah! Siamo 2-1, finisce il primo tempo e abbiamo le ragazze di Sette Danza col pantaloncino rosa che trovate allo stand giallo delle Roa. Intanto ricomincia il secondo tempo finale e funziona subito con la rete delle due che vanno a pareggiare contro i Tongani, decimo posto. Tonga ha peccato, non gli rimane in mano la palla, aveva fissato bene l'avversario, ne aveva presi due. Intanto le due cerca di andare via. Allora ha tirato a sé due avversari molto bene, il giocatore delle blu, ma il compagno di squadra non c'era. Ora recupera la palla in Tonga. Trova il gol! Tonga! Yeah! Il vantaggio, sono 3-2 per il Tonga. Peccato per il passaggio, bella la giocata francese. Ricordo che la prossima partita sarà fra Inghilterra e Austria, quindi Flebers England e Danube Pires Austria. Intanto Tonga perde il pallone, ma il compagno lo recupera.
a schiacciarla. Take it, you got all that. C'è stato un cartellino giallo, immagino, e quindi giocano in inferiorità numerica i giocatori delle Blu. Turnover a favore del Tonga. Tonga sfondamento, 2-1. Cartellino giallo, Tonga viene ben placcato, ottima la difesa a 4 del Le Bleu, che nonostante appunto siano in inferiorità numerica sono riusciti a conquistare la palla. E c'è la meta delle Blu in inferiorità numerica, sono 6-3 per il wind them up as well as this. They were fighting for the time earlier on. Tonga, reverse pass,
viene portato fuori ed è palla per le blu. Le blu avanti volontario, quindi punizione a favore delle blu.